La Spagna è una delle mie passioni, proprio la Spagna, ma proprio nello specifico la guerra di Spagna, che è stata la guerra più umana, proprio una guerra tragica, terribile, di una violenza grande, ma di una partecipazione umana grandissima. La speranza che ci sia presto, vista la crisi della monarchia spagnola, di nuovo la Repubblica. Che è stato il più grande poeta e come dire, fotografo umanista della sua generazione. Troppo limitato, trovavo che era il caso di parlare della Spagna nella vastità dei suoi problemi, nella straordinarietà della sua gente. Devi star zitto, che è il contrario del dovere del fotografo, per il quale la necessità assoluta è raccontare la verità. Clamorosa sconfitta nel fascismo, sconfitto per di più dalla brigata Garibaldi fatta dagli italiani. Quindi questa vittoria dei comunisti italiani rispetto ai fascisti è stata di un'importanza propagandistica enorme.
polemizzo sempre con Sebastiano Salgado, no? Fa delle foto troppo belle sulle tragedie umane, cioè, che ti fanno dimenticare la tragedia. Questa foto qua, tu non pensi più che quel bambino lì dorme lì perché è stanco morto. Però, insomma, andare al di là del fatto puramente fotografico, che rimane un fatto predatorio, diciamo, sarebbe importante. E nonostante che ho visto tante cose tragiche, fotografato svariate guerre, cioè, non mi sono tanto emozionato quanto vedere un bambino che nasce.